5-0 perché avevo già progettato tutto altro video, ragazzi, tutto altro video, perché mi sono rotto il cazzo ogni volta di fare beneficenza. Gli puoi fare 90-0, 91-92 e inizia a giochicchiare, gli devi umiliare. Ed ecco Frattesi, accolto le mie preghiere, anche se non sono credente, anche se nomino il Signore spesso e volentieri. Finalmente umiliati! E adesso venitemi a parlare del cazzo del 6-0, quando l'Inter arrivò quinta e il Milan, nonostante il 6-0, arrivò sesta. Parlateci ancora, cantateci 11 maggio 2000 sto cazzo, ancora a parlarmi del 6-0, quando tu li stai umiliando 5-1 da prima in classifica in un derby dove arrivano entrambi a pieno punteggio e gliel'hai messo in culo. E voi continuate a pensare al 6-0 di sto cazzo, un 5-1 umiliante che vale 1000 6-0. Andate a fanculo, grande Davidino Frattesi, perché ogni cazzo, questi 5 gol tu glieli potevi fare almeno negli ultimi 10 anni, almeno 7-8 partite, neanche con Mourinho faceva calma, che cazzo calma, che cazzo calma. Mourinho, vattene a fanculo pure tu, mito, ma vattene a fanculo pure tu. Quello volevo, stavo per fare tutto un altro video, dove avrei criticato la gestione del secondo tempo, perché tu sti pezzi di merda, sti figli di puttana, tu li devi umiliare, tu li devi bullizzare, perché questi finiscono la partita, quelli del Milan. Hanno una vita di merda, vanno a casa e per poco non beccano la moglie, ancora sporca. Non mi fate chiudere il canale, mi avete capito, sti pezzi di merda. Finalmente Davidino Frattesi, adesso riavvolgiamo il nastro, per i milanisti potete riavvolgere il nastro e ascoltare dal primo minuto questo 5-1 che ve lo mettiamo in quel posto. Per quanto riguarda noi, primo tempo ragazzi, commovente. Sì! Noi che siamo tifosi dell'Inter, noi che moriremmo, speriamo una bella mezza risetta a fine partita, ci starebbe un cartone in faccia a Leao come American History X, anzi altro che cartone in faccia, lo metti sulla panchina con il... lo metti andando così sulla panchina e lasciamo stare. Comunque, riavvolgiamo il nastro. Un primo tempo dove tu hai vinto il derby perché loro, i nostri, Dumfries e Barella su tutti, sono entrati con lo spirito che avremmo messo noi che siamo tifosi e viviamo per l'Inter. Io non avrei messo, cioè nessun un tifoso dell'Inter non sarebbe riuscito a fare meglio dal punto di vista della motivazione, della determinazione, della cattiveria. Seppur siamo tifosi dell'Inter, non saremmo riusciti a fare meglio di Dumfries e Barella, ragazzi, perché loro, secondo minuto, bam, spallata a Teo Hernandez. Facciamo capire oggi come va la giornata, poi fai il gesto di fair play, quello che vuoi, ma intanto sei famelico, veramente assatanato, avvelenato Barella. Idem Dumfries, che a parte una partita di carattere, gli altri anni soffriva il bullismo di Thea Hernandez, mentre quest'anno gli ride in faccia e gli dice alzati, lo provoca, è lui che va a provocare al gol di Mkhitaryan, gli dà la spallata che lo spazza fuori, non rovinissero a rompere il cazzo con le spallate che ci hanno vinto lo scudetto, con le spallate del cazzo della puttana della loro madre. Quindi, a parte questo, un Dumfries che il secondo gol, l'ho detto già in live, finalmente non è il Dumfries che si impoppa col culo e aspetta che arriva Barella, no, la dà l'idea giusta, passaggio leggermente sbagliato ma l'idea è giusta. Thuram riesce a far scaturire un'azione che sta morendo offensiva in un'altra azione offensiva dove là il singolo fa il gol, non della domenica, dell'anno solare, del girone d'andata. Però vedi Dumfries, meglio fare un'idea giusta ma col passaggio sbagliato, non idea sbagliata col passaggio giusto all'indietro a 3 metri per Barella, sempre per paura di sbagliare. Super mega Dumfries, ma bravi tutti, super Lautaro. Ragazzi, Lautaro oggi è vero che non ha segnato, ma il secondo gol, il gol che ha lanciato Dumfries poi per Thuram l'ha inventato lui. Secondo tempo, il rigore l'ha procurato lui. Un Lautaro molto maturo. Io avrei voluto un altro gol del Toro, perché voglio che, a proposito del 6-0, i record, le madri, le mogli, del cazzo che gli frega dei milanisti, Kukold del cazzo, deve anche battere il record di Shevchenko. Cioè, quello batterà, se rimarrà l'Inter lo batterà, perché quel Milan che deve 7 coppe di campioni, quando
quando l'hanno vinta, quando non c'erano il calcio inglese, poi hanno oscurato, ci sta, oh, sciampo tutto quello che vuoi, ma quel Milan non esiste più. Milano, se dovesse essere rappresentata da una squadra, solo questa squadra può rappresentare l'Inter nazionale e appunto di Milano, perché il Milan non esiste più, non esiste più, e glielo stai dimostrando, la streak come l'Undertaker, 5-0, chissà quanto durerà questa streak, spero a lungo, ma la cosa più bella di oggi è che sei andato a fare il quinto gol, e glielo potevi fare ogni Cristo di derby, e ogni volta ti tic e ti tac e ti toc, mi stavo incazzando. San Davide Frattesi, dall'anno, da domani può andare pure al Milan, che rimarrà il mio idolo, può andare alla Juve, che diventerà il mio idolo, può andare a Napoli, mettersi la maschera di Pulcinella, rimarrà il mio idolo, ragazzi. Che derby, gliel'abbiamo messo nel culo, gliel'abbiamo messo nel culo, li abbiamo umiliati, e voi continuate, 11 maggio 2001, siamo arrivati noi 5 e voi sesti, mongoloidi, pezzi di merda, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, arriviamo a 10.000, che vuoi? Io vado a mangiare. Sto arrivando pure io, ciao!